Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo ormai in estate, quindi in estate si va in vacanza, si fanno i bagagli e quindi oggi parliamo di organizzazione della valigia. Volevo farvi vedere come organizzo io la mia valigia e quali sono più o meno le indicazioni che seguo per cercare di ottimizzare il più possibile lo spazio, quindi portarmi le cose indispensabili. Senza riempire la valigia di cose inutili e cercare di organizzare il tutto il meglio possibile per portarmi comunque tutto quello che mi serve. Tanto vi faccio vedere la mia valigia, che è questa qua. Questa è una valigia piccola, che è anche quella che utilizzo come bagaglio a mano quando vado in aereo, ma è anche quella che io mi porto sempre in vacanza perché a me piace viaggiare leggera. Però se vado in macchina mi concedo qualcosina in più e quindi aggiungo questa piccola borsa che utilizzo un po' come una sorta di beauty case in cui vado a mettere tutti i prodotti per il corpo, per il make-up, il bagnoschiuma, insomma tutte quelle cose lì, lasciando la valigia esclusivamente dedicata a indumenti, biancheria e cose del genere. La prima cosa che io faccio è farmi una lista. Io mi scrivo su questo foglio tutto quello che mi voglio portare, quindi tutte le cose che devo andare a mettere in valigia. Ovviamente io questa non ve la leggo, non perché non ve la voglia leggere, ma semplicemente perché ci sono le classiche cose: vestiti, macchina fotografica, farmaci, deodorante, bagnoschiuma, e poi ognuno ovviamente si fa la sua lista con le cose che per lui sono importanti da portare in vacanza. Quindi questa è molto soggettiva, molto personale, nel senso che ognuno sceglie le cose che comunque desidera avere con sé. Adesso però ci trasferiamo nella mia camera da letto perché lì sul letto ho già tutte le cose pronte da mettere in valigia e vi farò vedere più o meno come la organizzo e come cerco di organizzarmi tutto lo spazio all'interno della valigia. Quindi ci trasferiamo di là. Cominciamo dalla valigia più piccolina, quella che utilizzo un po' come se fosse un beauty case, che in realtà è una borsa, ma diciamo che io la utilizzo come valigia mini per tutte queste cose che riguardano la cura del corpo e il make-up. Quindi qui la prima cosa che vado ad inserire è la piastra per i capelli, semplicemente perché è molto lunga, molto ingombrante, quindi la tengo in fondo, ovviamente sperando che non mi serva la mattina prima di partire. Poi vado a mettere la busta con tutti i miei trucchi. Ovviamente qua non ci sono solo trucchi, ho messo anche lo struccante. Ho messo, adesso non ricordo, ma ho messo anche delle altre cose comunque, quindi questa la vado ad inserire qui dentro e cerco di farla stare nell'angolo in fondo in modo poi da avere tutto lo spazio vuoto qua da questa parte e poter inserire tutte le altre cose. Il phon, che è un mini phon così da viaggio, lo inserisco nella parte laterale qui, così in modo che mi rimanga proprio vuoto qua. E da poterci mettere poi ovviamente tutte le altre cose. Qui in verticale vado a mettere il bagnoschiuma. Questo è nuovo, ve lo presento in questo momento. È quello della Essence, però la Essence è quell'azienda che si scrive con la S finale, quindi non Essence scritto CE, ma proprio Essence. E questo è un bagnoschiuma ispirato alla profumazione J'adore. Io ho un bel po' di prodotti di questa azienda perché ho iniziato a collaborare con loro come distributrice indipendente, quindi poi magari vi farò un video a parte, però sto provando i loro prodotti e questo qui alla profumazione J'adore mi ispirava tantissimo, quindi me lo porto in vacanza. Poi sempre in verticale, in modo che ci stia bene tutto, spero che vediate qualcosa. Metto la protezione solare, anche di questa vi ho fatto la recensione, ve la lascio magari linkata da qualche parte. Poi lo struccante, io utilizzo questo qui di L'Oreal. Vado a mettere il deodorante, io utilizzo questo, il Dove in stick. Vedete che comunque riesco ad organizzare le cose in modo abbastanza ordinato. Un'altra cosa che voglio andare a mettere in fondo perché occupa spazio è il burro corpo. E lo metto così. Poi, sempre in verticale, vado a mettere il doposole, il latte doposole. Lo metto così. Vedete che comunque riesco a organizzare le cose in un modo, insomma, abbastanza tattico, diciamo. I dischetti struccanti li inserisco qui sopra, in questo modo qua. Le ultime cose le lascio in cima. Questo lo metto lateralmente, quindi lo faccio stare qua.
E poi in cima lascio le spazzole, più che altro perché le spazzole mi servono anche la mattina prima di partire, così ce l'ho subito posate qui. La spugna la vado a mettere qui di lato, in questo modo, ecco, vedete che comunque si chiude bene e riesco addirittura a farci stare anche tre pacchettini di fazzoletti, perché se li vado a mettere qui dove ho messo la spugna, comunque alla fine mi ci sta tutto. Ecco, questo diciamo che è il modo in cui organizzo questa mini valigia, questa borsina un po' più piccola. Adesso la andiamo a chiudere insieme, così vediamo anche se l'ho organizzata bene a sufficienza, in modo da poterla anche chiudere. Ovviamente, io vado sempre a comprare le cose che hanno un leggero difetto nella cerniera, quindi diciamo che faccio un po' fatica a chiuderla per questa ragione. Comunque, insomma, ce l'abbiamo fatta. E questa è la prima valigia, diciamo così. Adesso vado a riempire la valigia, quella più grande. Ecco, questa è la valigia, quella diciamo vera e propria. Per evitare di dimenticarmi queste cose piccoline, prima di aprirla vado a mettere nelle tasche esterne le cose che poi mi servono e puntualmente mi dimentico. Ad esempio la sveglia, perché comunque una sveglietta è sempre bene averla. Questo forse non è così fondamentale, però comunque il lettore MP3 mi fa piacere averlo, quindi lo vado a mettere qui. E qui metto tutti i cavetti, tipo il caricabatterie, il cavetto per andare a ricaricare l'MP3. Vado a mettere gli auricolari, anche se dovrei piegarli in un modo un pochino più ordinato, magari poi questa è una cosa che posso anche fare dopo comunque, e questo per ricaricare. Ecco, questa la chiudo così almeno questa parte è fatta. In quest'altra tasca volevo andare ad inserire il cruciverba e il libro che andrò a leggere. Ok, queste sono le cose che io avrei intenzione di portarmi. Tutto in questa tasca ovviamente non ci sta, però ad esempio il cruciverba che è un pochino più sottile, penso che ci stia, infatti ci sta. E forse riesco a farci stare anche questi. Ecco, queste cose ci sono state. Se io ci metto anche il libro, ma chissà, proviamo. Vediamo poi quando la valigia sarà piena, se riuscirò a chiuderla. Comunque, per il momento c'è stato tutto. Adesso vado a mettere praticamente i vestiti, le cose che ho intenzione di portarmi. Dunque, io di solito la organizzo in questo modo. Io qui, voi forse non lo vedete nell'inquadratura, però ho già messo e piegato tutte le magliettine, tutte le cose che mi voglio portare perché altrimenti il video sarebbe venuto veramente lunghissimo, quindi mi sono già preparata le cose. Da una parte io metto sempre i jeans perché li metto comunque in fondo. Quindi in fondo io vado a mettere i jeans e li metto così. Siccome poi le mie magliettine sono poco voluminose, diciamo, anche queste le vado a mettere sopra ai jeans, in modo che questa parte di valigia mi rimanga vuota. Perché poi lì dovrò andare a mettere altre cose. Quindi in questo caso metto, allora scusate, questo sono dei pantaloni e li metto comunque in fondo. Ok, le magliettine, come vi dicevo, le metto qui. Ecco, in questo modo io ho tutte le magliettine da una parte. Ah, qui vedo che ce ne sono altre due, quindi anche queste le vado a mettere qua. Ecco, questo diciamo che è il primo pezzo. Dall'altra parte io vorrei andare a mettere i vestiti da mare, che sono comunque voluminosi, quindi preferisco metterli da questa parte perché poi mi rimarrà uno spazio piccolino per andare a mettere un paio di scarpe. Questi sono i vestiti da mare che io ho intenzione di portarmi dietro. Adesso io li metto tutti in valigia e poi decido, qui ci stanno benissimo le scarpe, poi decido se portarmi proprio tutto oppure se togliere qualcosa, perché poi a volte a me succede anche di fare così, che mi accorgo che ho troppa roba e tolgo qualcosa. Allora, sicuramente in questo momento le scarpe sono la cosa principale che devo farci stare. Le scarpe per comodità le ho già messe all'interno di un sacchettino di plastica e vediamo se ci stanno, ma direi di sì, perché vedete ci stanno e anche comode, quindi perfetto. Adesso voglio andare a mettere i costumi qua sopra. Come costumi quest'anno ho deciso di portarne addirittura tre paia, anche se poi,
Non so se li sfrutterò tutti perché al mare poi non ci stiamo così tanto, nel senso che in spiaggia proprio non ci stiamo tantissimo, però comunque io quest'anno diciamo che sono fiduciosa e mi porto addirittura 3 paia di costumi che lascio qui posati in cima. Un'altra cosa importante che devo cercare di farci stare assolutamente sono le ciabatte che ho messo qua dentro, perché poi se me le dimentico è un bel problema. E qui andrò a mettere una camicia da notte fatta così che occupi pochissimo spazio. Questa è proprio di voile, proprio sottilissima e sta da tutte le parti. L'ultima cosa che voglio mettere in valigia è un asciugamanino piccolino. Lì ci forniscono gli asciugamani, però io comunque preferisco averne uno piccolino portato, diciamo, da casa mia. In questa parte volevo cercare di farci stare la biancheria, ma non so se ci sta. Proviamo insieme. Dunque, scusate perché mi rendo conto che adesso vedrete la mia biancheria che magari non è proprio il massimo della vita, no, non la vedete, rimane fuori dall'inquadratura. Come faccio a farvela vedere? Vediamo un po'. Allora, alzo leggermente. Qui metto gli slip. Credo che ci stia tutto in questa valigia, mi sta piacendo tantissimo. Qui vado a mettere 2 paia di calze, in questo modo, perché queste comunque sono sempre cose che possono servire. Vado a chiudere. Ritorniamo all'inquadratura di prima. Ok, questa è la valigia fatta. Adesso vediamo se si chiude. Una cosa che mi porterò sicuramente è una penna, perché mi sono portata al cruciverba e mi stavo dimenticando la penna. L'ultima cosa che vorrei provare a mettere è questo ombrellino piccolino da borsa, perché comunque io spero che non piova, però può sempre succedere. Lo metto qua da questa parte. Vediamo se si chiude e se ho organizzato bene la mia valigia. Credo che si chiuda, credo di averla organizzata comunque più o meno abbastanza bene, perché vedete che non stiamo neanche facendo troppa fatica a chiuderla. Ecco qua. Missione compiuta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, sono riuscita a fare la valigia. Quello che avete visto è il modo in cui io organizzo la valigia, quindi io faccio sempre la valigia in quel modo, cercando di organizzare le cose come appunto vi ho fatto vedere in questo video. Fatemi sapere nei commenti se anche voi fate la valigia in questo modo, se tendete a portarvi tante cose oppure se tendete a fare come faccio io, che comunque cerco di portare meno cose possibili. Fatemi sapere anche dove andrete in vacanza, perché comunque quando si parla di fare le valigie è perché si sta partendo e si sta andando da qualche parte. Io auguro a tutti veramente buone vacanze, vi do appuntamento al prossimo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.